Buona giornata, Massimo Caputi. Buongiorno, buon lunedì. Allora, partiamo dal derby. Ieri sera, bellissima partita, Massimo. A me è piaciuto tantissimo il derby. Mi è piaciuto molto, non è mancato nulla. C'erano tutti gli ingredienti di una grande partita. Ha vinto l'Inter, alla fine, credo, meritatamente, perché comunque era la squadra che aveva le maggiori difficoltà sul piano non solo della classifica ma direi psicologica. Invece la squadra di Spalletti si è compattata, ha giocato un grande primo tempo, ha messo in serie difficoltà il Milan. Il Milan ha perso, però indubbiamente ha avuto il merito di crederci e di mettere in discussione il risultato fino all'ultimo. Se non ci fosse stato quel salvataggio probabilmente avrebbe acciuffato il pareggio e ora parleremmo di un altro derby. Però sta di fatto che è stato bello, anche se a mio avviso insomma forse l'unico non all'altezza è stato l'arbitro. Poi ne parliamo, restiamo un attimo al Milan, però veniva da 5 vittorie consecutive e beh, il primo tempo proprio male, poi avrebbe potuto anche pareggiare, lo hai ricordato, il tuo giudizio? Il Milan è sembrato più che altro sorpreso da questo inizio e da questo atteggiamento molto aggressivo dell'Inter. Poi però diciamo ha saputo reagire. È ovvio che almeno guardando le ultime prestazioni c'è un calo fisico più che altro, io credo, perché insomma anche le ultime vittorie, quelle con il Sassuolo, quelle con il Chievo, sono state un po' tirate e quindi l'energia e l'impatto che ha avuto l'Inter ha messo in seria difficoltà il Milan. Però se c'è un leggero calo è altrettanto detto che il carattere a questa squadra non manca e lo ha dimostrato il secondo tempo. Ecco Massimo, ma hai parlato dell'arbitro, ha condizionato la partita? Sinceramente non mi è sembrato all'altezza di questa partita per tutti i contenuti che ha avuto, sia tecnici che agonistici. Diciamo soprattutto nei due episodi, a uno è andato a vederlo, quello dell'espulsione di Conti, non è andato invece a rivedere il rigore, io credo invece che meritasse, no, di essere rivisto, poi anche su alcune decisioni. Insomma, quando si arbitrano partite di questo livello e soprattutto di questa intensità, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista mentale e psicologico, io credo che ci vorrebbe una direzione di gara diversa rispetto a quella che ho visto di guida. Prima di salutarci Massimo, ieri è arrivata la prima sconfitta della Juve in questo campionato, secondo te i bianconeri di fatto pensano di averlo già vinto, insomma di essere già alla fine? Ma io penso di sì, se non lo considerano loro lo consideriamo noi. Insomma, come si fa a pensare che lo scudetto sia ancora in discussione? La verità è che la Juventus, dopo l'impresa in Champions League, con le assenze e anche con l'ottima prestazione del Genoa, ha pagato inevitabilmente. È chiaro che fa notizia, è la prima del campionato e soprattutto la prima che arriva dopo 31 partite positive e quindi c'è questo di clamoroso, però credo che sia veramente una sconfitta che non lascia nessun segno. Non è riuscito neanche a arrabbiarsi Allegri, guardate, proprio bastava guardare la sua faccia ieri. Una correzione, mi scuso con Wiener e Windisch, i due azzurri che ieri hanno vinto i mondiali, non in Coppa del Mondo di biathlon, come erroneamente abbiamo riferito, ho riferito in rassegna stampa. Grazie a Massimo Caputi, Massimo un abbraccio e buon lavoro. Grazie a voi, buona settimana.